posso dirvi che il testo dell'esortazione Christus Vivit verrà pubblicata il 2 aprile. Quindi il 2 aprile è la data di pubblicazione e di presentazione del documento, e non sfuggirà, credo, a nessuno che è la memoria della morte di San Giovanni Paolo II. Quindi c'è un forte significato anche del giorno in cui viene pubblicata, oltre che del giorno in cui è stata firmata l'esortazione, e ovviamente si vuole legare due pontefici così amati e così seguiti anche da giovani di diverse generazioni. È un documento questo che ovviamente si rivolge ai giovani, ma che il Papa vuole che sia rivolto anche al popolo di Dio. Quindi è un'esortazione post-sinodale ai giovani, ma non solo. Il Papa, lo leggerete, vedrete la bellezza di questo testo, perché ci sono parti in cui proprio è in dialogo con i giovani, è un testo che dialoga con i giovani, ma il Papa vuole che appunto attraverso i giovani si affrontino anche temi che sono di tutti, del popolo di Dio, e che quindi in un qualche modo riguardano i giovani, ma non solo i giovani. È un documento anche questo, come potete immaginare, è un'esortazione post-sinodale, quindi è un documento che ha una sua voluminosità. Mi verrebbe da dire che rispetto ad Amoris Laetitia ed Evangelii Gaudium è un testo, come dire, anche più breve, probabilmente perché ci si augura che venga anche molto più letto dai giovani. Ovviamente sappiamo che oggi i giovani non hanno sempre l'abitudine, non tutti, ma non hanno sempre la facilità per una lettura lunga, e quindi è molto, molto fresca come anche, come proprio spontaneità, come lettura.